Siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, chiaramente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. It's true, 'cause
still, 'cause my heart keeps falling faster. I've waited all my life to cross this line to the only thing that's true. So I will not hide, it's time to try anything to be with you. All my life I've waited, this is true. Every time you walk into the room, I'm afraid to move. I'm weak, it's true. I'm just scared to know the ending. So you see me too. I've waited all my life to cross this line to the only thing that's true. So I will not hide, it's time to try anything to be with you. Allora, vuoi mandare un messaggio a Mirko? Davanti a tutti, no? Davanti a tutti, siamo solo io e te. Cosa gli vuoi dire a Mirko? Che è la mia vita. E poi? Che l'amo. E di non fare tardi in chiesa. Vabbè, sta aspettando, andiamo. Lo trovi? Sì, sì. Sì, certo. Mandagli un bacione. We'll be right back.
Mirko e Ursula. Siete venuti insieme a casa del Padre affinché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, affinché vi abbiate l'un l'altro con amore fedele e indissolubile ed assumate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Mirko e Ursula, siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, chiaramente consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Sì. Siete disposti nella nuova via del matrimonio ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Sì. Siete disposti ad accogliere responsabilmente con amore i figli che Dio vorrà donarvi e educarvi secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Sì. Se dunque è vostra intenzione unirvi in matrimonio, datevi una mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Mirko, accolgo te, Ursula, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e di adorarti per tutti i giorni della mia vita. Io, Ursula, accolgo te, Mirko, come mio sposo. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e adorarti per tutti i giorni della mia vita. Il Signore è onnipotente e misericordioso. Confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione. Non osi separare l'uomo ciò che Dio unisce. Amen. Amen. Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ursula, ricevi questo anello, segno del mio amore, della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.